l'applauso a tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso le dirette social, i siti e i profili della Regione Marche. Il 10 dicembre si celebra la Giornata delle Marche, un appuntamento che unisce ormai da 19 anni tutta la comunità dei marchigiani, residenti e nel mondo. Sì, è un appuntamento ormai storico per la nostra regione, è un appuntamento dove non solo serve a fare il punto, ma a rilanciare sempre la sfida al governo delle Marche e a rendere anche omaggio a coloro che si sono contraddistinti durante l'anno. Credo che sia non solo un orgoglio, ma anche uno stimolo a fare sempre di più e sempre meglio. A raccontare come cambiano e come evolvono le Marche sono tanti temi che ogni anno vengono proposti. I temi di rilievo soprattutto legati alla necessità di connetterci e alla necessità anche di riuscire a restituire alla nostra regione una capacità di competitività. Durante la Giornata delle Marche vengono consegnati due importanti riconoscimenti, il Picchio d'Oro e il Premio del Presidente della Regione, a due marchigiani che si sono distinti per la loro attività in Italia e nel mondo. Quest'anno i premi sono stati assegnati, il Picchio d'Oro a Francesca Rossi, docente di informatica all'Università di Padova e da 8 anni all'IBM, mentre il premio del presidente a Sofia Scataglini, ingegnere biomedico e ordinaria in modellazione umana all'Università di Anversa. Due onorificenze a cui tengo tantissimo perché sono il frutto del lavoro svolto da marchigiani all'estero, marchigiani in questo caso, ma soprattutto è anche rivolto ai tanti giovani che silenziosamente nella quotidianità riescono a avere successi e soprattutto anche a conquistare rispetto in dinamiche e contesti internazionali partendo da un territorio come quello nostro dove non è semplicissimo farsi largo e farsi strada e soprattutto affermarsi. In questo senso credo che ogni volta che un marchigiano riesce a fare questo è un successo non solo singolo ma da ritenersi un successo all'intera comunità.